Buongiorno, domenica mattina. Oggi Jorge, un architetto che si occupa di urbanistica nella città di Roma, ci ha proposto di visitare il quartiere che ormai da più di un anno ospita Together. Siamo a Trastevere, signori. Allora, abbiamo iniziato questa attività visitando la città, in quei luoghi di una Roma segreta, di una Roma tranquilla, di una Roma monumentale, di una Roma di qualsiasi genere, camminando e visitando quelle aree un po', ripeto, segrete, in ava scoperta e facendo una chiacchierata. Io lo dico al turista in genere, quando anche noi italiani ci ritroviamo ad andare in giro, no? Guardiamo sì in basso, è come attraversare le strisce. Stiamo aspettando l'appuntamento fatidico delle ore 11, con qualche ritardatario fa bene, per andare a fare un sopralluogo nel rione di Trastevere. Trastevere vuol dire non solo Santa Maria di Trastevere ed altri, vuol dire bellezze, ma sull'altro polmone dell'Oltre Tevere, sulla parte diciamo di aggetto alla sinagoga, entrando nella chiesa di Santa Genovesi, nel conservatorio di San Bailon, in Santa Cecilia, e corrispondendo a alcuni luoghi che molte volte così passeggiando, non solo da turisti, ma facendo una semplice camminata anche per respirare, vedendo questa giornata di sole di una temperatura gradevole, di camminare, camminando con i piedi per terra, però alzando certe volte la testa e dando, devo dire, un po' il folklore di questa Roma città eterna. È stata una giornata fantastica, grazie mille a Jorge per averci accompagnato in questa splendida passeggiata in giro per Trastevere, grazie mille a Stefania che si è accollata volontariamente la responsabilità di tradurre tutto quanto in inglese per quelli che non parlavano italiano, quindi grazie mille, so che è stato davvero difficile, quindi grazie mille per l'impegno e per tutti quelli che non hanno partecipato e che hanno voglia di partecipare alle prossime passeggiate che sicuramente ripeteremo e quindi faremo in giro per altre zone di Roma, magari seguiteci sul sito togethernetwork.org, iscrivetevi alla community così vi mandiamo materiale e magari seguiteci anche su Facebook, è lì che aggiorniamo su tutte le nuove iniziative. Grazie mille per aver guardato questo video, ci vediamo presto.